Focalizziamo l'attenzione sul Catania che in questo momento sta operando soprattutto in Argentina, visto che il vicepresidente Pablo Cosentino, insomma, Certo. monitora costantemente il mercato. L'ipotesi Rinaldo di questo centrocampista attualmente però allo Sporting Lisbona, secondo lei è un uomo giusto per il Catania? Partiamo già da un dato di fatto, poi magari affrontiamo anche altri nomi che lei magari conosce. Rinaldo è un giocatore abbastanza sperimentato. Io credo, nonostante giochi in un campionato non impegnativo a livelli del nostro, soprattutto dal punto di vista tattico. E il Catania credo che, diciamo, spero che abbia iniziato un trend favorevole dopo il pessimo inizio di campionato. Ieri ha vinto. Credo e spero che debba prendere giocatori che non tanto gli facciano fare un salto di qualità, quanto di dire una solidità che porterebbe a una continuità di rendimento, perché la squadra è molto buona, l'ossatura praticamente più o meno è quella dell'altro anno, fatto salvo che si è perso giustamente qualche elemento, però insomma la squadra più o meno è quella, la piazza è sempre la stessa e io credo che con qualche piccolo ritocco sperimentato il Catania possa fare una seconda parte di stagione non importante come era quella dell'altro anno fino a un certo punto, però insomma l'obiettivo evidente quest'anno è salvarsi da una disgraziatissima e non auspicabile retrocessione. Quali giocatori potrebbero interessare al Catania secondo lei e quali magari sono vicini al Catania? In Argentina, tanto per parlare del mercato a cui faccio riferimento io e al quale sicuramente guarda con molta, conosce molto meglio di me Cosentino, che prima di essere il vicepresidente del Catania è stato e forse ancora opera come procuratore, un procuratore molto importante in Argentina, quindi con molti contatti e molte relazioni. E il fatto è che da quel campionato non è che ci sia chissà che cosa in questo momento, perché in Argentina i giovani migliori, dopo una piccola prima esperienza in un club di seriali, vengono venduti subito. E quindi si impoverisce il tasso tecnico del campionato. Vede, la Roma ha preso Paredes, che appare come un fenomeno. È un buon giocatore, è un ragazzo molto giovane che secondo me la cosa migliore che ha è la provenienza, cioè questo viene e ha esperienza di gioco in un club come il Boca Junior e non è una cosa da tutti, soprattutto a quell'età. Però poi da lì a dire che un acquisto così importante possa ricordare anche lontanamente grossi nomi veri del campionato argentino, che sono stati in certi momenti gente tipo Agüero piuttosto che, ce ne passa molta, Ma su cioè non c'è Paredes, tanto. scusi, Sì. su Paredes, volevo chiederle, c'è la probabilità che la Roma non possa tesserarlo per il problema dell'extracomunitario? La sicurezza, certo, non la possono Ecco, testare. e quindi, se il Catania fa un'operazione in uscita potrebbe anche prenderlo in prestito. Secondo lei potrebbe essere un giovane già pronto per la Serie A e chissà magari per il Catania? Secondo me no, per due motivi buoni. Primo, mi pare che è rientrato Lodi, no? Sì. Lodi più o meno è quel ruolo là ed è un giocatore molto più efficace e sperimentato di Paredes. Secondo, Paredes è infortunato, arriva, dovrebbe essere pronto in un mese e mezzo, e qua fatto il tempo, il Catania ha bisogno subito di avere giocatori efficaci in campo. Terzo, poi, anche se fosse un giocatore in perfette condizioni fisiche, eccetera, eccetera, questo è un ragazzo del 94, quindi 19 anni, che non ha mai giocato nel nostro campionato, quindi è tutto da vedere. Non è, cioè, questo è un giocatore che può essere messo in prestito dalla Roma in una squadra tranquilla dell'età classifica. Per giocare, avere continuità, non gli si può mettere addosso una responsabilità che forse potrebbe anche sopportare, ma io al posto del Catania non prenderei mai un giocatore. Se io fossi il dirigente di una squadra nella situazione attuale del Catania, proverei a prendere un grande prestito tipo quello di Borriello. Poi su come pago lo stipendio, quello è un altro fatto. Però ecco, io andrei sul mercato italiano prima di tutto, non per niente. Gennaio si definisce il mercato di riparazione, si prendono giocatori super testati nel nostro campionato.